Tappa della Vuelta a España numero 64, tutta in Andalusia, da Granada a Sierra de la Pandera, 157 chilometri. Terzo arrivo in salita consecutivo, quarto assoluto del nuvolato nel corso della tappa. Beh, sono fortunati che piove adesso, quando cominceranno, fra poco cominceranno le salite, per cui fa capire come alcuni corridori interpretino la Vuelta. Forse non c'è proprio il massimo impegno da questo punto di vista, perché c'è un gruppo nutrito di atleti che è qui solo per preparare il campionato del... Lo sprint intermedio di La Salobreja, successo di Kevin De Wert, ma praticamente non c'è stata volata. Gli sprint intermedi sono posti entrambi praticamente a ridosso, tanti come Florencio, come De Wert, come Fuglsang tra i corridori al comando. Certo però Cunego di questa Vuelta, che ha vinto già all'Alto de Aitana, dà delle garanzie importanti alla Lampre. In forma, sta bene, è sicuramente il migliore di quelli in fuga, per cui giustamente ci credo. Adesso questi stanno andando forte, fra l'altro c'è una discesina giusto prima dell'inizio della penultima salita, che poi è l'ultima, diciamo, e col bagnato può far selezione. Adesso però la strada mi sembra già che sta asciugando qua davanti. Qua è partito qualcuno già, eh? Dipende dal ritmo in testa, vediamo. Questi sono quelli del gruppo praticamente che si sono staccati a fare quelle due mezze curve prima, che andavano pianissimo perché avevano paura. Guarda, Damien Goudin della Bouygues Telecom, che ha perso contatto. No, ce n'era ancora qualcuno prima, e se c'è una discesina se ne staccano più qua che non in salita. E vediamo allora nelle retrovie del gruppo diversi atleti, e l'Euskaltel però sta facendo adesso un bel ritmo, hanno recuperato praticamente un minuto negli ultimi 10 chilometri. Vabbè, ma anche se gli prendono ancora un minuto prima della salita, resta sempre 6 minuti e mezzo. Cunego, con la condizione che ha, dovrebbe farcela, spero, credo. In teoria sì, naturalmente Beppe Saronni sarà toccando ferro in questo momento, il team manager della Lampre NGC, che chiaramente si augura un successo del suo pupillo. Tra l'altro c'è quest'ecco, salitella che dicevi tu prima, sì, c'è una salitella, 4-5%, e poi dopo ci sono ancora un 3 km di discesa, e poi si attacca la salita finale con questo falso piano a metà, però tutta salita. Abbiamo visto Sergei Lagutin, anche Philippe Gilbert in questo gruppetto, c'era anche Tadej Valjavec, mi sembra, che era lo sloveno della AG2R La Mondial. Ci sono state anche diverse forature negli ultimi... Non sono rimasti in tanti davanti, vedi, saranno 60-70 se stanno rientrando, poi magari c'è stata una caduta in qualche curva, e per cui ha rallentato un po'. E sì, c'erano anche due uomini della Astana, probabilmente coinvolto Navarro, il decimo della classifica generale, e vedo che c'è un corridore dell'Euskaltel che li intesta a tirare, mentre gli Euskaltel hanno smesso di tirare in testa al gruppo, quindi forse Samuel Sanchez ha avuto un problema. Col bagnatino così è pericoloso. Adesso però la strada sembra migliore, sembra che è asciugata, per cui vanno molto più tranquilli. Garcia Acosta in testa al gruppo, vedete anche Daniele Bennati lì dietro, pronto a entrare in azione per la Liquigas, anche se chiaramente la salita, pur essendo lui un corridore che si difende bene, non è il suo terreno, le gambe sulla salita finale. Chissà che questo condurre un ritmo così elevato non favorisca Basso. Teoricamente, come hai detto tu prima, terzo giorno consecutivo, sì, di salita. Poi, insomma, lui è il più resistente, esatto, di questi, è più tosto, diciamo. Poi lui e Evans anche, diciamo, perché anche Evans è un corridore simile. È un corridore simile a lui, perché anche lui non è un grande scattista, però è sempre lì e non molla mai. E vediamo, dai. Questi adesso stanno facendo un bel passo, vuol dire che anche Sanchez ci crede ancora, no? Perché anche lui ha 1:32, a cronometro è uno che va. E poi ha qualche tappa ancora con dei finali, magari con l'arrivo in discesa, dove può fare la differenza lui. Rientrato in gruppo Samuel Sanchez, l'Euskaltel ha ripreso a tirare con grande determinazione. Quindi ci si aspetta un attacco di Sanchez, che è quarto in classifica generale a 1:32. Evidentemente sta molto bene il campione olimpico in carica. E ieri poi è rimasto staccato all'inizio, poi dopo ha finito bene, tant'è vero che aveva 1:10, 1:15, ha finito a 20 secondi, per cui vuol dire che sta bene.
È comunque un forcing che tiene viva l'interesse, tiene vivo l'interesse anche per quanto riguarda la vittoria di tappa. Vero che davanti hanno un vantaggio molto ampio, però stanno andando veramente forte dietro adesso e potrebbero recuperare ancora terreno in questi 3-4 km ormai che mancano prima dell'inizio della salita vera e propria. Beh, la salita è molto lunga, e diciamo che è quasi come quella di ieri, perché ieri era 25 km, oggi è 21. Per cui è molto simile. Ieri però Moncoutier aveva 10 minuti all'inizio ed è arrivato con un minuto, e vediamo, perché non è detto. Cuneo ha speso molto nei primi chilometri, perché è entrato nei primi 40 chilometri a 49 di media in tutti i tentativi di fuga. Speriamo che non gli resti nelle gambe, perché lui è un corridore comunque che se è davanti non credo che si faccia sfuggire l'occasione. Ecco, devono riprenderlo, devono andare molto forte dietro per riprenderlo. Sì, tra l'altro poi fanno il forcing adesso, però è anche vero che a un certo punto, se non si staccano a vicenda ma rimane un gruppo con i 4-5 migliori, poi si calmano anche un po' le acque dietro, di solito. Oppure scattano e ci danno fastidio. Esatto, vediamo, i velometri hanno perso un paio di minuti. Kevin De Verte è passato per primo allo sprint intermedio di Los Villares, siamo al 134esimo chilometro, 23 alla conclusione, comincia in pratica in quel punto dove è transitato De Verte davanti a tutti la salita finale. Ci sono, ripeto, due Gran Premi della montagna pressoché consecutivi, quindi la salita finale in realtà sono due salite, ma di fatto poi è una soltanto. L'Alto dello Svillares con la vetta al chilometro 145, sono circa 12 chilometri di salita al 5,5% di pendenza media, poi dopo circa 3 chilometri di pianura comincia la salita finale molto dura, 8 km e 400 metri all'8% con punte al 13%, scatenato il gruppo Kees de Pargne, Euskaltel determinate alla caccia del gruppo di Cunego. Beh, se Cunego... Gamma Sportage, ad ognuno la sua, da 17.950 euro. Sì, vanno molto veloci, poi c'è la lotta per tenere davanti i capitani e guadagnano molto terreno in questo spazio qua. Si stanno recuperando davvero con una certa rapidità molto del margine di vantaggio che la fuga aveva accumulato. È stata la Liquigas, la squadra nella parte iniziale della tappa, quando la fuga aveva preso il largo, è stata la Liquigas la squadra che ha tenuto un ritmo più elevato. Poi anche Euskaltel e Kees de Pargne hanno fatto la loro parte. Beh, la Kees de Pargne che è davanti a tirare insomma dà l'idea che Valverde sia a posto e che corre tranquillo, ecco. Però io credo che vanno così veloci anche per tenerlo davanti, per non fargli rischiare niente, infatti è lì in sesta, settima posizione e rischia molto meno che non star dietro. E poi attacca la salita nelle prime posizioni, che è importantissimo. Più ampia la strada dell'Alto dello Svillares, poi stringe sulla Sierra della Pandera con le pendenze più impegnative e si arriva a Sierra della Pandera, tra l'altro per la quarta volta nella storia della Vuelta a Spagna, nel 2002, primo arrivo in questa località dove è posta tra l'altro una base radar militare, successo di Roberto Heras nel 2003, vinse proprio Alejandro Valverde. Nel 2006, nell'ultima circostanza in cui la Vuelta è arrivata a Sierra della Pandera, il successo è andato al kazako Andrei Kashechkin, poi squalificato per una trasfusione omologa, cioè da donatore compatibile. Di Valverde ha già vinto, per cui la conosce bene, si sente sicuro probabilmente. Vediamo, oggi è una delle ultime occasioni per poterlo staccare in salita, però non è detto che non sia lui a staccare gli altri. Piccolo lapsus, ho detto omologa, intendevo dire eterologa. Sì, Valverde potrebbe staccare gli altri, anche perché questa salita, oltre a essere la salita su cui lui già ha vinto nel 2003, è una salita abbastanza adatta alle caratteristiche di Valverde, no? Sì, lui... perché va a rampe, per cui non è una salita, una pendenza costante dura, però va a colpi e lui è uno scattista, per cui passa bene. Però qua dipende dalla condizione, ormai a questo punto della Vuelta siamo alla 14ª tappa, sono tutti un po' stanchi e ci sono proprio le gerarchie per le forze rimaste.
C'è da dire che in classifica generale ha fatto la sua comparsa nelle prime 10 posizioni anche Paolo Tiralongo, che adesso è ottavo, ha scavalcato il capitano Cunego. Ieri Tiralongo è rimasto praticamente con Evans per tutta la salita, gli ha dato anche qualche cambio nel finale. È ottavo a 5 minuti e 33 secondi. Tom Danielson, che era quarto, è scivolato in nona posizione a 6,52. Si è un po' rimescolata la situazione. Ezechiel Mosquera è sesto a 2,06, Evans ora è quinto a 1,33, Sanchez è quarto a 1,32, poi l'abbiamo detto, Basso è terzo a 1,02, il secondo è Gesink a 27 secondi, Valverde sempre maglia oro. Anche questo Gesink sta facendo una bella vuelta, è sempre lì davanti, è un gran bel corridore. Vediamo un po' anche oggi, è il terzo giorno, se tiene oggi, per un giovane come lui è una gran bella cosa. Tra l'altro in questi giorni è stato anche quello che ha mosso l'attacco forse più convinto, anche Mosquera a dire la verità, però Mosquera era più indietro in classifica. Gesink ci ha provato e a un certo punto è arrivato lì a 18 secondi da Valverde, Valverde che ieri con gli abbuoni lo ha ricacciato un po' più indietro, ma insomma è sempre a meno di 30 secondi. Sì, sì, è bravo, è anche coraggioso, è uno che attacca quando si sente e vediamo, è uno che può far partire la corsa. Certo che, sai, se attacca l'ultimo chilometro ormai la corsa è fatta, non è che cambia niente. Non c'è dubbio, abbiamo già ricordato. Sì, l'Euskaltel che sta lavorando molto, l'Euskaltel e la Caisse d'Epargne che lavorano soprattutto, vediamo un po'. Poi io credo che entra in azione anche la Liquigas, perché la Liquigas deve andare più forte di come vanno questi adesso per vedere di mettere in difficoltà Valverde. A parte che qua non è dura la salita, non è ancora salita dura. No, sicuramente. A proposito di Gesink, per chiudere il discorso sul 23enne olandese, volevo ricordare che si è messo in evidenza, diciamo, ad altissimi livelli per la prima volta, soprattutto... Intanto eccoci su Cunego, c'è stata un'azione nel gruppo di testa, un'accelerazione, e Damiano reagisce, leva di ruota forse Tanking, qui è pedalabile la salita, ma guardate la facilità con cui Cunego accelera e si riporta in testa alla corsa. Damiano Cunego... Tanking reagisce, Damiano adesso inserisce un rapporto più impegnativo e prova ad andarsene. 6.06 e qui deve rompere gli indugi Damiano, perché il gruppo dietro sta recuperando rapidamente. 6 minuti sono una dote importante, molto buona. Si riporta praticamente in testa alla corsa Damiano Cunego, strada umida, pioviggina a tratti. Damiano sembra avere davvero una grande gamba. E Damiano poi col fresco va bene, oggi con questa pioggerella. È deverta là davanti. Però hai capito, deve andare presto, appena la salita diventa un po' più dura deve cercare di partire, perché altrimenti rischia di farsi ripresso. Sta facendo un po' il furbino, sta cercando di gestire la situazione, non dà troppo nell'occhio per far lavorare anche gli altri, però insomma deve prendersi le sue responsabilità a questo punto. Eh sì, qui la salita è pedalabile, quindi diversi corridori riescono a tenere un buon ritmo. Adesso è De Wert il corridore più determinato là davanti, l'abbiamo detto, De Wert è il meglio piazzato in classifica generale, 22esimo a 17.45, tra l'altro è il meglio piazzato in classifica generale anche per la sua squadra, la Quick Step. Sì, è una salita abbastanza veloce. Salgono a 20-25 all'ora, per cui sono lì ancora tutti assieme, però ecco, secondo me Cunego deve partire deciso e vedere chi sta con lui e buonanotte, o se non sta nessuno deve andare. 5 minuti e 40 secondi, 18 km alla conclusione, ha perso qualche metro Gonzalo Rabunal della Xacobeo Galicia. De Wert, Cunego, poi vedete Knees per la formazione della Miller, ma poi c'è Fuglsang, poi Tanking e Perez, e là davanti è scattato adesso Adrian Palomares Villaplana della Contempolis Ampo. Deve dare un colpetto da portare via due o tre corridori che magari lo aiutano un po' e poi dopo nel finale staccarli. Grande agilità di Cunego, mi sembra, a vedere da come pedala rispetto a Palomares, che è più duro di lui. Sembra avere una facilità notevole, Damiano, così a occhio rispetto a questi corridori, del resto insomma... Di un'altra categoria, dai. Se ha paura di questi corridori, addio, però non puoi mai dirlo, perché non si può mai dire, però normalmente lui è due spanne sopra tutti questi. Non c'è dubbio, tra l'altro in questo momento di condizione in particolare.
Allora, vediamo quello che accade in testa al gruppo. Sempre Euskaltel e Chies de Parña molto determinate. Questa salita è favorevole al gruppo. Damiano potrebbe accelerare più vistosamente sulla ascesa finale più impegnativa. Sì, comunque 5 minuti e mezzo è un buon vantaggio, perché insomma non è poco. Questo si è piantato proprio, ha fatto il lavoro. Garcia Costa. Ha fatto il lavoro e poi dopo proprio anche Imanol Erviti si stacca e adesso vanno su tranquilli, tanto il tempo massimo è abbastanza lungo, manca solo 17 km. Questo invece ha forato probabilmente Igor Anton, foratura per il corridore dell'Euskaltel. Comunque sono curioso di vedere anche Evans cosa fa, ecco, perché per vedere la reazione che ha dopo l'incidente di ieri, ecco. Anche Marc Elirisar stava staccandosi, grande determinazione degli uomini della Chies de Parña e della Euskaltel Euskadi, con Daniel Moreno tra gli altri, con David Lopez, ovviamente Joaquín Rodriguez. Qui vediamo Irizar che si era staccato dopo il grande lavoro svolto, si volta però, aspetta qualcuno, vediamo. Sì, c'era Igor Anton che ha forato. Che aveva forato e lo aspetta, però non so se vale la pena di aspettarlo qua, perché al limite ci sono le macchine, ti metti a ruota un po' le macchine, ma... Igor Anton che in classifica generale è molto lontano, per cui non capisco la necessità di aspettare Anton. Si vede che il suo amico vuole andare all'arrivo assieme, non vuole lasciarlo solo, no? Non credo sia un problema di... Ecco la stazione radar militare di cui vi parlavo, una base militare americana, è proprio là l'arrivo della tappa, quindi c'è ancora parecchia strada da percorrere come potete vedere. È una bella salita, perché praticamente va a 1840 metri, insomma è una bella altitudine. E l'ultimo pezzo praticamente sono 8,2 km ed è dura, perché l'8,5% di media ecco che è andata in testa la Liquigas intanto e cambia ritmo ancora. Sì, allora si muove la Liquigas con Oliver Zaug, c'è anche Shell Karlstrom che sta per entrare in azione, poi toccherà probabilmente c'è ancora Bodnar, poi Carlson, poi c'è ancora. Bennati, poi c'è Zaug, poi c'è ovviamente Schmid e poi ci sarà Ivan Basso. Eccolo lì, Schmid alla ruota di Basso. Basso che è oggi ha una delle ultime grandi opportunità, guadagna posizione anche Cadel Evans, davanti accelera ancora Palomares e Cunego lo segue, sembra essere l'unico ad avere la forza di seguirlo, vediamo se accelera deciso e se ne vada solo Damiano Cunego. Ah, ma anche in due deve andare, perché non è che possono andare piano, 5 minuti devono pedalare, perché dietro vanno forti, adesso stanno facendo il forcing le squadre che poi si fermano, i gregari si fermano poi, ma i capitani vanno avanti. Ecco, adesso va via deciso, va finalmente. Eh sì, questa volta è un'azione decisa da parte del principino di Cerro Veronese, Damiano Cunego, vice campione del mondo. Il corridore veronese ha vinto, l'abbiamo ricordato prima, 3 giri di Lombardia, un Amstel Gold Race, ha vinto un Giro d'Italia. È un corridore che quando è in giornata veramente ha pochi rivali nelle corse di un giorno. Gruppetto qua. Diciamo che talvolta fatica a trovare la grande condizione, stranamente ha delle lunghe pause. L'anno scorso aveva cominciato alla grande con l'Amstel, ha chiuso alla grande con Lombardia, nel mezzo insomma il rendimento non è stato all'altezza delle attese, però comunque insomma ci sono corridori che sognano di vincere un Lombardia e un Amstel e lui le ha vinte nella stessa stagione, questo la dice lunga sulla classe e sul valore di Damiano Cunego. E poi va sempre forte a fine stagione, perché infatti ha vinto 3 Lombardia, sai, Lombardia non è una corsa che si vince così, è l'ultima grande classica, un percorso impegnativo, duro e sono lì tutti per vincere, per cui è un corridore proprio da fine stagione, infatti anche per il mondiale Cunego è un corridore adattissimo al percorso. Grande forcing della Liquigas. C'è ancora un problema per, avete visto, Lopez che tornava indietro forse perché uno è caduto nel fossetto, un suo compagno, può darsi, non lo so. Valverde è lì comunque con Rodriguez e Moreno e comincia a allungarsi anche il gruppo. Cunego ripreso da Fuglsang, Tankink e Perez, accelera di nuovo Palomares. E non deve star lì troppo con questi, però deve seguire questo Palomares che dà l'impressione di avere qualcosina in più degli altri.
cioè deve pagare anche di persona a questo punto, non può risparmiarsi perché lo guardano tutti, è il migliore lì davanti. Lo sanno perfettamente anche gli altri che è il corridore più forte in questo gruppo. È chiaro che ieri Moncuti ha avuto il vantaggio, si è trovato in una condizione, una situazione analoga a quella di Damiano, però ha avuto il vantaggio che la salita dura era la prima, sì, infatti, e ha fatto subito il vuoto, ha fatto il vuoto, se n'è andato e poi ha salito sempre al suo passo senza problemi. Invece questi devono scattare, però ecco, deve anche lui partire, andare con questo e poi fare magari un chilometro a blocco in modo da staccare gli altri, e poi dopo può andare più regolare. Eh sì, deve ovviamente rischiare un po', deve spendere, però questo tratto di salita più pedalabile chiaramente crea una situazione un po' più difficile. Scatta Bram Tanking, Damiano con facilità da seduto si riporta sull'olandese che raggiunge in tre pedalate, vedete, Palomares. Vediamo se Damiano parte secco adesso, forse potrebbe farlo. Io credo che lui voglia aspettare l'ultima salita, però insomma deve stare attento di non rischiare troppo, perché sono già 5 minuti al gruppo, per cui hanno già guadagnato molto. Eh sì, gruppo che ha gli uomini di Basso davanti a tutti, vedete Zaug, Schmidt, Basso pronti a entrare in azione, e poi subito dietro vedete i compagni di Alejandro Valverde, c'è Kirienka, c'è Rodriguez, poi c'è Valverde. Lopez si era fermato forse ad aspettare Moreno, Tiralongo subito dietro a Mosquera, bene anche Paolo Tiralongo che è diventato l'uomo di classifica della Lampre NGC, può entrare nei 10, è ottavo per ora. Ieri l'abbiamo visto molto bene, era lì davanti, ha dato una mano anche a Cadeleva giustamente perché aveva interesse anche lui, e vuol dire che ha una bella condizione. Sai, dopo questa tappa ci sono ancora tappe impegnative, perché non è finita la Vuelta, ci sono ancora due tappe con degli arrivi difficili, con la salita finale, la discesa e l'arrivo, per cui c'è ancora qualcosa, però insomma uno che è davanti adesso è già a buon punto. Tiralongo che è siracusano, siciliano di Avola, ma che vive ad Almenno San Bartolomeo in provincia di Bergamo, dove vive anche per esempio Vanotti, il corridore della Liquigas. Sono già rimasti una quarantina, 50, comincia la selezione, il ritmo è elevato, però qua la salita non è per niente dura. E vedi come cala velocemente, deve darsi una mossa a Damiano, altrimenti rischia che gli saltano addosso. Eh sì, anche perché credo che oggi, essendo una delle ultime grandi chance per gli uomini di classifica, ci sarà grandissima bagarre dietro, e molto determinato, convinto sembra Ivan Basso. Palomares davanti è scatenato, continua a scattare, adesso Damiano si è lasciato scivolare un po' più indietro, e c'è Jakob Fuglsang con Christian Kness alla ruota che si riporta sullo spagnolo della Contempolis Ampo, che le ha provate tutte ma non lo lasciano andare. Perché non lo lasciano andare, perché non è capace anche, perché... Ecco che parte Damiano, questo è uno scatto secco deciso, di grande potenza, e questa volta fa male. È andato, dai, io credo che che nessuno riesca a seguire. Vediamo Palomares lì se no, riesce, ma no, non ce no, la no, fa, no, non, no, non no, credo no. Palomares lo lasciavano scattare ma tornavano sotto abbastanza facilmente. Vediamo adesso Damiano non si volta, e questo è un deve buon andare segno. Deve andare ormai, sai, altrimenti rischia che il gruppo gli si avvicina, e dopo è duro, no? È guardato adesso, ha visto che ha fatto il vuoto, spingerà, appunto è quello che dicevo, deve spingere per un chilometro o due, fare il vuoto, e poi dopo può andare più regolare, tirare il fiato un attimo e andare all'arrivo. Mi sembravano Fuglsang e Tanking, forse anche Florenzo dietro, quelli un po' più pericolosi. Dietro adesso la Liquica sta facendo un grande forza, in 4.48, siamo a 14 km dalla conclusione. Allora, lo scollinamento arriverà a 12 e mezzo. Esatto, tra un chilometro e mezzo circa per Damiano Cunego al Gran Premio della Montagna di seconda categoria, Alto dello Svigliares. Poi ci sono circa 3 km di falso piano e la salita finale molto dura. Quattordici all'arrivo, dunque 4.46, grande forcing della Liquigas. Ivan Basso vuole giocare tutte le sue carte per vincere la Vuelta, giochiamo dunque su due tavoli quest'oggi alla Vuelta Spagna, ovviamente uso il plurale maiestatis perché i corridori italiani sono grandi protagonisti. Davanti Damiano Cunego all'attacco per il successo di tappa, e invece in testa al gruppo maglia oro
Ivan Basso alla caccia della maglia di leader della classifica generale, che per ora è sulle spalle di Valverde. Dunque attenzione, perché oggi potrebbe essere una giornata importantissima nell'economia di questa Vuelta a Spagna numero 64. Il principino di Cerro Veronese, Damiano Cunego davanti e Ivan Basso dietro. Due italiani grandi protagonisti in questa 14ª tappa, ultimo arrivo in salita a sera della Pandera della Vuelta a Spagna. Forza Damiano, è partito veramente molto bene adesso. E adesso deve guadagnare quei 30-40 secondi per fare il falso piano con vantaggio e attaccare l'ultimo tratto sempre da solo, e lì dopo farà la differenza. Però ha fatto bene a partire e non poteva aspettare oltre. Anche perché dietro stanno andando forte e quel ritmo che tenevano non andava bene per lui. Ha un altro passo rispetto ai suoi compagni di avventura, sale col 53 qua. Adesso lui va come quelli dietro in pratica, perché vedi che non perde più niente. Da quando è partito non ha più perso dal gruppo che insegue, e questa è una bella cosa. Del resto lui è un corridore che può lottare quei 3 o 4 migliori su un arrivo del genere, per cui nel momento che è davanti va. Secondo te brillano di più gli occhi a Franco Ballerini o a Beppe Saronni in questo momento? Ma credo a tutte e due, no? È meglio di così. Però sai, la corsa è a Mendrisio, è tutta un'altra cosa. Però certo, questo ha dimostrato di essere in grandi condizioni e è sicuramente un nome importante per il Mondiale. E non c'è dubbio, leader designato insieme ad Alessandro Ballanna, che è il campione uscente, campione in carica. Dobbiamo dire ancora uscente, poi lo diremo il giorno della gara a Mendrisio. È il campione del mondo in carica, indossa questa maglia in una stagione sfortunata, ha risparmiato energia Alessandro nel corso di questa stagione, suo malgrado, e questo potrebbe tornargli utile proprio in questo finale di stagione. Sono tutti in fila, il grande forza della Liquigas sta mettendo veramente in difficoltà i corridori. Guardate le facce degli atleti, Cobo, Wining, tutti in difficoltà. Guardate che forcing sta facendo la Liquigas. Sì, stanno andando forte, sono tutti abbastanza impegnati, per cui credo che sulla salita, sull'ultimo tratto, verrà fuori una grande selezione. Speriamo che Basso riesca a fare il vuoto stavolta. C'è una differenza, proprio guardavo prima, fra Basso e Evans, che è a vuota. Basso è dritto in bicicletta, l'altro è sempre sdraiato anche in salita, cioè è proprio un modo diverso di andare in bicicletta. Sì, Evans ha una posizione che è sempre aerodinamico, invece sì. L'altro prende il vento, però evidentemente respira meglio così e lavora meglio così. Diciamo che dal punto di vista proprio estetico non è Evans proprio bellissimo da vedere in bicicletta. No, però è aerodinamico. È aerodinamico, certo. Basso è alto, prende vento, infatti vedi che a cronometro non è eccezionale, perché anche a cronometro non è abbastanza sdraiato. Non c'è dubbio, la grinta di Cunego, la sua sparata con cui ha fatto il vuoto, ha atteso il chilometro e mezzo finale della penultima salita per accelerare con grande decisione. E così dietro la Liquigas, dopo aver lasciato scandire un buon ritmo alla Caisse d'Epargne e alla Euskaltel Euskadi, ha preso in mano la situazione. Basso vuole giocare il tutto per tutto quest'oggi, questo forcing è davvero tale da mettere un po' in difficoltà i corridori meno resistenti e più scattanti, no? In teoria lui è resistente, vuole il forcing dall'inizio della salita proprio perché lui non ha la variazione che gli permette di fare la differenza e deve giocare proprio sulla lunghezza delle salite, sul fondo di cui dispone in teoria in misura maggiore rispetto a Valverde e agli altri avversari. Forse Evans è un corridore analogo a Basso da questo punto di vista. Sì, è vero, poi del resto deve preparare tutto, poi dopo se ce la fa ce la fa, se non ce la fa perlomeno non ha rimpianti, non ha dubbi di se facevo così o cos'ha. Invece sono andati a tutta, se è in grado di staccarli li stacca, se no buonanotte, vuol dire che Valverde è più forte, è tutto lì. Non c'è dubbio, la grinta di Damiano Cunego, eccolo qua, il 27enne, tra l'altro tra pochi giorni, il 19 di settembre, compierà 27 anni sabato prossimo, alla vigilia della conclusione della Vuelta. Il mese di settembre, mese nel quale tanti corridori, 21 km orari in questo tratto finale, sì, di salita abbastanza... per Cunego, che sta per scollinare. Già c'è il premio della montagna, infatti scollina, poi c'è questo falso piano e lì avrà qualche problemino, però insomma non è lungo, per cui ormai lanciato, è vicino all'arrivo, va e non deve più guardare. Di settembre, Franco, è mese del compleanno di tanti grandi campioni, a parte che la Vergine è il segno zodiacale che ha vinto più giri d'Italia, ma
House of Poppy nato il 15 settembre, Armstrong il 18, Cunego il 19, Saronni il 22, poi Cribiori il 28, quindi diciamo proprio una lunga schiera. Una lunga schiera partendo dal Novecento. Esatto, esatto, esatto. E questi stanno andando davvero, non è che sono rimasti anche lì una trentina, ormai calano sempre di più e poi quando comincerà il pezzo più duro ci sarà una selezione fortissima proprio. E adesso se Basso, insomma, tiene fede a quello che ci sta facendo vedere la sua squadra, sono i fuochi d'artificio su questa salita finale di 8 km. Sì, proprio credo, dato a lì ancora un corridore che può fare falso piano a tutta e poi dopo tocca a lui. Sai che questo forcing non si vedeva da anni? È vero. Poche squadre, come una volta i capitani facevano fare un grande forcing, l'ho visto fare recentemente a una Parigi-Nizza alla Discovery di Contador quando ha staccato Rebellin e ha vinto la Parigi-Nizza. Poche squadre adottano questa tattica, che una volta invece era i capitani che volevano attaccare facevano il grande forcing ai piedi della salita. Sì, ma devi avere anche una squadra adatta per farlo, perché capito, guai, questi stanno facendo il forcing in salita, per cui devi avere dei corridori che vanno in salita che siano degli ottimi corridori. Sono rimasti 25-30 corridori, sì, una trentina, sì, pian piano si staccano in tanti adesso, che non è ancora la parte dura, che poi quando ci sarà la parte dura ci sarà uno sterminio proprio. Si è staccato Jesus Hernandez, anche Amez Zurruca stringe i denti. E stringe i denti, ma qua rompe la dentiera perché vanno a un altro passo gli altri. Eh sì, 11 km intanto per Cuneo, che ormai è nel tratto pianeggiante che precede la salita finale, che misura 8 km e 400 metri, quindi ancora 2 km e mezzo di pianura e poi le rampe durissime di Sierra della Pandera. 8 km e 400 metri all'8% di media con punte al 13. Eh sì, lì vedremo, ma Cunego non sta perdendo quasi niente, quando è partito aveva 4,40 e 4,44, ha perso 13 secondi, per cui va come questi, non è che va di meno, perderà qualcosina nel falso piano, ma insomma io credo che non lo prendo più. No, veramente una grande condizione Damiano, tra l'altro ieri ha scelto proprio scientemente di staccarsi, di pagare quasi mezz'ora in classifica per avere grandi gambe quest'oggi e puntare alla tappa di oggi. Avevamo anticipato che quello era il piano di Damiano Cunego, piano che sembra poter andare in porto dietro Zaug, Schmid, Basso sono lì davanti come sempre con una grinta notevole, 4,35, pedala, sai, bene anche sul falso piano. Qua c'è il problema del GPS, credo che non sarà così poi, perché quando gli altri andranno anche loro in pianura andranno più veloci anche loro, però insomma non perde molto, dai. Non c'è dubbio. Cunego dunque lanciato alla caccia della vittoria di tappa, la seconda sarebbe dopo quella dell'Alto di Aitana. Gamma Sportage, ad ognuno la sua, da 17.950 euro. Damiano Cunego, 42 successi in carriera, forse 42 e mezzo possiamo dire, anche se Franco ci ricorda sempre, Franco Cribiori, che le corse finiscono al traguardo. 42 successi da professionista, quest'anno ha vinto 4 corse, 2 tappe, la classifica finale alla settimana Coppi e Bartali e la tappa dell'Alto di Aitana in questa Vuelta in Spagna, un po' poco per un corridore del suo livello, che però adesso sembra avere la possibilità di centrare davvero traguardi importantissimi. Cominciamo da quello di oggi, perché comunque è una situazione favorevole ma non ancora del tutto definita. 4 minuti e mezzo di vantaggio a 9 km dalla conclusione sul gruppo della maglia oro, con Basso che sta facendo fare il diavolo a 4 ai suoi compagni di squadra per andare all'assalto della maglia oro, che per ora è sulle spalle di Alejandro Valverde. Sì, ma Cunego non perde 4 minuti e mezzo da questi, ne perderà due e mezzo, ma vedrai che arriva ancora con un buon vantaggio. Penso che l'importante è che non si faccia raggiungere subito dai suoi compagni, ex compagni di fuga, perché lo potrebbero disturbare psicologicamente, ma per il resto non credo. Io penso che va all'arrivo da solo con grande tranquillità.
ci giocherei qualcosa, anche che io non scommetto mai. Intanto Joaquin Rodriguez aveva forato in precedenza, il suo compagno David Lopez gli ha ceduto la bicicletta, anzi la ruota, e Rodriguez è ripartito, adesso è rientrato sul gruppo Maglia Oro. Grande sforzo supplementare per Joaquin Rodriguez, lo spagnolo della Ques Depart. Eh beh, certo, andava sempre forte, per cui per rientrare lo sforzo l'ha fatto, bisogna vedere se non l'hanno aiutato anche, però insomma rientrare è sempre dura quando va così forte. Questi stanno spingendo adesso, però vedi che Cunego non perde niente. No, sta tenendo veramente benissimo, Zaug sta facendo un lavoro eccezionale, davvero straordinario, il corridore svizzero. Ecco che comincia la salita. Ecco, guarda. Qua, si stringe la strada come vedete e comincia la salita finale, 8 km all'8%, forza Damiano. Eh sì, dai, a un passo che poi vedi, Damiano quando va forte non è agile, è bello da vedere, è quando spinge il rapportone che c'è qualcosa che non va. Infatti a Giro d'Italia era sempre là che sembrava avesse uno attaccato dietro, guarda. Invece adesso va via con una facilità estrema. Splendido da vedere. Allora, i primi 500 metri della salita al 12,5%, poi c'è un chilometro al 9%, poi spiana al 6% per 2 km questa ascesa finale, torna molto molto dura tra il quarto e il settimo chilometro, è lì che ci sono le pendenze massime tra il 10 e il 13%. Ecco, qua dovrebbe fare una panoramica con l'elicottero, vedere com'è la situazione dietro a Cunego per capire anche qualcosa sulla testa della corsa, e poi chiaramente devono controllare la testa del gruppo, perché lì si giocano la Vuelta e giustamente vanno seguiti molto. Vedi che non perde niente, anzi guadagna qualcosa. Sì, non c'è dubbio il lavoro di Zauk, impressionante qui primo piano per Cadel Evans, che vanta 2 podi al Tour de France, 2 volte secondo nell'edizione 2007 e nell'edizione 2008, quarto al Giro di Spagna, il suo risultato migliore, mentre due parole le merita Oliver Zaug, che sta facendo un grandissimo lavoro, svizzero di Laeken, 28 anni, nessun successo tra i professionisti. Quest'anno ha ottenuto diversi piazzamenti in tappe del Giro di Svizzera, quarto a Vallorba, quinto a Serfaus, quinto anche a Stefa, poi decimo nella tappa di Zakopane al Giro di Polonia, 11° al trofeo Melinda, nessun risultato di grande spessore in termini, diciamo così, proprio personali, ma è un corridore utilissimo per la squadra. E guarda come pedala bene Damiano, sta andando come sa andare lui quando è in forma, ecco, è una bellezza vederlo, è agile, potente, va veramente forte. Sì, splendida prova di Damiano, che è vice campione italiano e vice campione del mondo, spera di togliere presto quella parolina vice. E che ha guadagnato ancora sugli inseguitori 54 secondi, continua a guadagnare velocemente proprio e non perde niente dal gruppo soprattutto. Ecco qua, anche il gruppo ha cominciato dunque, no, non ancora, sta non arrivando ancora allo scollinamento adesso il gruppo, quindi sta per cominciare il tratto pianeggiante. Danno sempre 4,31 in grafica, abbiamo già ricordato ieri che il GPS a volte quando varia notevolmente la velocità tra due gruppi distanti tra loro diversi minuti, può, diciamo così, essere impreciso perché tiene conto della velocità dei due gruppi e calcola il vantaggio. Queste sono rampe al 9-10% per Damiano, che ovviamente si è un po' appesantito, ma per la durezza della salita. Sì, è chiaro, quando la salita è molto dura rallenta la velocità, e uno però vedi che va sempre in agilità e va in scioltezza, non perde niente neanche dai migliori. Vediamo un po' quando partiranno i big dietro cosa succede, però secondo me non lo prendono più. Adesso voglio vedere a 7 km 4,30, però bisogna vedere il gruppo quando arriva ai 7 km quanto ha guadagnato o perso, ecco. Comunque si è gestito molto bene, ha cercato Damiano di non dare troppo nell'occhio nella prima parte della salita, anche se tutti sanno perfettamente chi è e quanto vale, e poi a 1 km dalla vetta dell'Alto dello Svigliare si è partito secco. È proprio una scelta di tempo perfetta, direi. Ma sì, doveva, perché altrimenti prendeva qualche rischio, il gruppo andava veloce, è meglio guadagnare spazio, che quando ce l'hai non sbagli mai. Tornando a Zaug, che è lì in testa da diversi chilometri a tirare, vorrei ricordare che al Giro di Spagna questo corridore ha ottenuto un 15° posto nella generale nel 2007 e 11° lo scorso anno. Comincia la salita anche per il gruppo Maglia Oro.
Vediamo, adesso ci sarà un altro forcing della, del penultimo uomo della liquida, se poi tocca basso. Addirittura un compagno di Ghesi che era andato a portarlo lì davanti, forse temendo l'immediato attacco di basso proprio nelle prime rampe di questa salita, anche perché Ivan non credo che possa aspettare molto. Adesso si è spostato Zauger, è partito Schmidt. Schmidt è uno che fa una menata mica da ridere, per cui ha fatto bene essere lì. Guarda che rapporto lungo che ha Ghesi. Ghesi che è con un compagno di squadra, cioè Wiening con Ghesi subito dietro, che è lì però con... indosso intanto, ecco qua Zaug dopo il grande lavoro che si è fatto da parte. Gresink che indossa la maglia bianca di leader della combinata. Adesso viene fuori una selezione perché diventa dura, stanno andando a tutta, ormai si giocano la corsa qua, per cui vedi come si stanno sfilacciando. Su queste pendenze dopo una tappa così tirata, una media mostruosa, sono andati alla prima ora a 49, la seconda a 43, la terza a 42. Adesso non, avete visto come hanno accelerato in questi ultimi chilometri, davvero impressionante il ritmo tenuto dal gruppo. Allora vedete, Schmidt, Basso, Evans, poi c'è Valverde con Gesink davanti a lui, poi c'è Sanchez poco più indietro. Credo si sia staccato, vediamo. No, Rodriguez c'è con Daniel Moreno, mentre Cunego è a 6 km dalla conclusione. Ha tenuto alla grande, Damiano, sì, 4:23, impressionante. Beh, del resto ha fatto vedere, quando ha vinto la tappa ha fatto spettacolo, per cui e quando ha voluto stare coi primi è stato coi primi, vuol dire che ha la condizione o perlomeno come quelli dietro, per cui metti pure che gli guadagna qualcosa, ma lui arriva tranquillo proprio. Veramente notevole il forcing di Damiano Cunego. Schmidt, dopo il grandissimo lavoro di Zaug, ovviamente è difficile fare ancora un forcing eccezionale. Ancora il gruppo Philip Degnan, l'irlandese, qui sono corridori che si stanno staccando, si stacca Johnny Hogerland. Avete visto anche Navarro, mi sembrava che non ce la facesse nemmeno Navarro. Zubeldia anche. Zubeldia si è staccato, abbiamo visto anche Ludovic Turpin in difficoltà, Di Gregorio in coda a questo gruppo. Adesso è una possessione, restano in pochi e vedi, se c'è uno spettatore che corre come i corridoi, vuol dire che salgono a 10 all'ora, non di più. Sì, veramente la salita qua è molto impegnativa, 5 km e mezzo alla conclusione. Credo che quando Schmidt finirà il lavoro, Basso se ne ha, deve partire adesso, non è che può aspettare ancora molto. Siamo a 5 km dalla conclusione, Basso dovrebbe essere a 6 km e mezzo dalla conclusione, non di più, perché la grafica si riferisce a Cunego naturalmente. Sì, ma deve andare adesso e sono curioso di vedere anche Evans se fa il forcing anche lui, che credo che lo faccia. Allora Navarro e Zubeldia si sono staccati, allora vediamo Cade Evans, Gesink, Valverde, Mosquera, Rodriguez, poi c'è Sanchez, poi c'è Tiralongo ancora bene, si è staccato Moreno. Pian piano restano Cobo in difficoltà. Restano in 5-6 come nelle altre salite. Eccezionali Zaug e Schmidt, è veramente incredibile il lavoro di questi due gregari. Sì, questo poi è quello che rifinisce, che dà il colpo di grazia, infatti quando va in testa lui restano in 7-8, non di più. Basso si è voltato, mi sembra abbastanza brillante Ivan, vediamo se ha la forza di piazzare un'accelerazione, credo che possa partire da un momento all'altro, del resto deve partire, cioè dopo quello che ha fatto fare ai suoi compagni deve avere il coraggio di rischiare di saltare. Ma io credo che lui lo farà sicuramente, perché è un corridore generoso, non è un corridore che ha paura, e l'unica roba dipende se riesce a staccarli o meno, questo è un altro discorso. Già in difficoltà ieri, si sta staccando anche Tom Danielson. Eccolo qua. Anche lui ormai è fuori classifica e restano in pochi, non è che c'è confusione lì. Ormai sono 12, 13, 10 corridori, 12. E forse vediamo, no, ancora Schmidt davanti, Basso si volta, ricomincia forse a piovere in questo momento. Qui la strada spianava leggermente, ha recuperato qualcosa Danielson, Schmidt ha accelerato ancora. Questo potrebbe essere l'ultimo tentativo di forcing per lanciare l'attacco di Basso. Veramente splendido lavoro di Schmidt. Vediamo se Basso ha la forza di partire. Cade Evans, sembra incollato alla sua ruota. Poi c'è Robert Gesink, vedete, con Alejandro Valverde poco più indietro. C'è anche Sanchez lì nelle prime posizioni del gruppo della maglia oro. Mosquera, anche lui. Tutti i migliori della classifica sono presenti. Si è staccato Danielson, si è staccato Navarro, ma Tiralongo, Rodriguez,
Mosquera, Evan, Sanchez, Basso, Gesink e Valverde sono tutti lì. La classifica è tutta lì, non manca nessuno, vediamo se si rompono o meno. Ecco, anche Evans deve provare, perché alla fine può almeno andare sul podio. Se dà un colpo che stacca qualcuno, può pensare al podio, altrimenti gli viene duro anche a lui. Gesink molto bene, mi sembrava molto brillante anche. Valverde, Franco. Sì, sono lì tutti abbastanza bene. Gesink pedala bene adesso in agilità, è un ragazzo interessante, è il più interessante dei giovani. Ci sono Juan José Cobo e anche Injausti della Fuji Servetto, e ci sono sia Kirienka, questa è la sorpresa maggiore, forse lui è un passista che va bene in salita, ma sorprende che sia ancora lì, sia Kirienka che Daniel Moreno insieme a Valverde. Qua è un pezzo ancora duro, a 4 km e 3, vediamo un po' dietro se c'è qualche scatto o meno. E Alcunego perde molto poco, vedi che perde molto poco, ha perso 30 secondi in 7-8 km, da quando è partito 10 km, per cui... 12%, Allora ci danno il vantaggio di Cunego sui più immediati inseguitori, il corridore che è riuscito a avvantaggiarsi sugli altri ex componenti la fuga, cioè Fuglsang, è a 1:20, quindi Cunego ha guadagnato 1:20 su Fuglsang, più di 1:30 su tutti gli altri, e conserva 4:09 sul gruppo maglia oro. E dai, va all'arrivo tranquillo, può anche andare più agile, senza problemi, non... Secondo me non corre rischi Cunego con la condizione che ha. Però Franco, c'è una domanda che voglio farti, è facilissimo parlare da seduti. No, beh, ma lo vedi uno, cioè, questo è uno che ha vinto tre Lombardia. No, non ma è no, che... la mia domanda è un'altra, la domanda è su Basso. Ma adesso vado a fare il forcing, siamo a 5 dall'arrivo, deve dare tutto, se ne ha. Perché... Ho capito, ma se non ne ha come fa a farlo, poverino? Io credo che prova sicuramente, perché sputerà l'anima prima di mollare. Ivan è un corridore generoso, non è che si tira indietro, bisogna vedere se ne ha, perché sai, anche lui 2 anni di stop non è che gli hanno fatto un gran bene, va meglio che al Giro d'Italia, però non è ancora il Basso straordinario, ecco. Comunque lo vedremo adesso. Kirienka, vediamo, Cunego che è ancora sulla rampa impegnativa. Qua è dura, guarda. 13%. Infatti qua è dura, si vede che è impegnativa, vediamo un po'. Allora, qui siamo proprio nel tratto forse più duro della salita, con punte al 13, sì, dopo il finale è un po' meno duro, poi c'è una discesina addirittura dopo l'ultimo chilometro di 300 metri, per cui il problema è andare all'ultimo chilometro, ecco, soprattutto per gli inseguitori, non per questo, può andare avanti ancora 15 km tranquillo. Vediamo allora un Cunego davvero determinato quest'oggi, ha provato in tutti i modi a entrare nelle fughe, è praticamente entrato in tutti i tentativi, e poi quando ha deciso di rompere gli indugi ha fatto il vuoto abbastanza agevolmente sui suoi 8 compagni d'avventura. Il tratto più duro al 14% di questa salita finale di Sierra della Pandera. Damiano Cunego alla caccia del suo secondo successo di tappa, ormai sembra davvero non potergli più sfuggire, giornata fresca, vedete, piovosa. È troppa gente sulla strada, non è normale, devono stare più in fianco la gente, non sono uno che scivola, ti tira giù il corridore, ti fa perdere la corsa, ti fa far male, insomma mi dà molto fastidio vedere queste scene, anche se c'è entusiasmo, è giusto che ci sia, però stai ai bordi. Cunego così veramente... vedi, non perde niente, non perde un secondo da quelli dietro, è già un po' che ha 4-8, 4-9 e del resto Cunego non è meno di Smith, hai capito? Bisogna sempre pensare all'elemento che hai lì, è chiaro che è sempre duro davanti, però uno come lui non lo riprendi più. E forse Basso attende proprio il tratto su cui si stava esprimendo poco fa Damiano Cunego al 13% per tentare qualcosa di importante. Schmidt sta facendo un lavoro eccezionale. E cominciano ancora a sfilacciarsi. Kirienka. Insomma, questi sono gregari, per cui è abbastanza normale che si stacchino, se no, però Schmidt è il corridore, altro che storia. Niente da dire, Cobo e Injausti, tira lungo lì davanti. Tira lungo è sempre lì. C'è anche Rodriguez, e praticamente ci sono i primi
8 della classifica generale. Tolti Danielson e Navarro che si sono staccati, ci sono Valverde e Ghesi in passo, Sanchez, Evans, Mosquera, Rodriguez, Tiralongo, i primi 8 della classifica generale. Valverde parla con Rodriguez. Il fatto che abbiano il fiato per parlare significa che comunque hanno un po' di margine. Sì, no, mi sembra in ottime condizioni ancora, credo che possa andare anche un po' di più, ecco. Vediamo, adesso è partito basso, vediamo. Si è spostato Schmid, è partito deciso Ivan Basso, cade l'Evans alla sua ruota, momento decisivo della Vuelta in Spagna, vediamo se Basso ha la forza di lasciare Valverde e di lasciare tutti i suoi compagni d'avventura. Rapporto impegnativo per Ivan Basso, cade l'Evans in seconda posizione, tutti in fila indiana, Valverde in sesta posizione, poi c'è, vedete, allora Basso, Evans, Gesink, Mosquera, Sanchez, Valverde e Cobo, i primi 7, poi c'è Rodriguez, poi Tiralongo chiude la fila, sono rimasti soltanto i primi 8 della generale. E anche Evans, se ce la fa, deve dare anche lui una mano al Basso. Adesso è andato un po' indietro Valverde, per cui chissà. Gamma Sportage, ad ognuno la sua, da 17.950 euro. Grande forcing di Ivan Basso in questo tratto al 13%, 3 km alla conclusione per Cunego, circa 4 per Basso e i migliori della generale. Vediamo se riesce a fare il vuoto Ivan Basso con grande determinazione, bisogna dare atto a lui e alla Liquigas di averle tentate tutte, comunque vada a finire. Sta dando tutto Ivan Basso con Cade l'Evans e Robert Gesink alla sua ruota, più indietro Valverde, che forse perde qualche... c'è, attenzione! Attenzione, vediamo se questo forcing di Basso e della Liquigas riescono a mietere qualche vittima importante. Rodriguez e Tiralongo sembrano perdere qualche metro, Valverde anche, ma stringe i denti. È partito Evans, poi vedi, vedete Gesink e Mosquera, Basso in quarta posizione, si volta, cerca Valverde, capisce che è il momento di insistere. Sanchez sta rimontando, non è lontano Valverde, ma Basso ha comunque prodotto dei danni con il suo grande forcing. Evans sta cercando di capitalizzare ora il grande lavoro di Basso della Liquigas con Gesink che reagisce benissimo, bene anche Mosquera, e Basso è lì, Valverde ha perso qualche metro. Dai, che se lo mollano si apre la corsa ancora, perché... Accelera Gesink, attenzione, accelera Gesink con Mosquera, Basso sembra leggermente in difficoltà adesso dopo il grande lavoro, vediamo se Basso ha la forza di rispondere a Gesink che sembra avere una condizione eccezionale. Ricordo che Gesink è in classifica generale in seconda posizione a 27 secondi da Valverde. Basso forse è lì, ha una svolta il Giro di Spagna. Bene Basso che sta reagendo, ha perso invece ancora qualcosa Valverde. Valverde perde qualcosina e i tre davanti stanno andando. Gesink rischia di prendere la maglia perché ha soltanto 27 secondi e questo li può anche perdere. Infatti quando l'ho visto troppo indietro non mi era piaciuto, mentre ieri poteva fare il furbo per dire star dietro a controllare, oggi con la salita così dura uno non può dar spazio a quelli davanti. Però attenzione, non manca molto alla fine della salita, ha trovato Sanchez che gli fa da punto di riferimento a Leandro Valverde, però adesso lo ha staccato, è veramente a tutta Leandro Valverde. Guardate la fatica sul volto di Valverde, potrebbe, se crolla di schianto potrebbe perdere anche 30 secondi rapidamente, sta stringendo i denti sperando che finisca in fretta la salita, mentre Gesink davanti insiste e sta salendo a un ritmo davvero importante con Ezequiel Mosquera, cade l'Evans e Ivan Basso alla ruota, sta rientrando forse Sanchez, Basso forse adesso è un po' in difficoltà in questo tratto al 13. Beh, però è lì ancora, dai, se non si stacca non credo che perda tempo, ecco, Basso, perché anche se è uno che non molla, vedi che lì comunque non molla. Gesink comunque straordinario, perché è un grande corridore, altro che e storia. Sanchez è rientrato con grande intelligenza tattica, gestendosi un po' meglio indietro, mentre Valverde guarda indietro. Brutto segno, cerca forse Rodriguez, qualche spinta malandrina per il corridore murciano in maglia oro che ha un vantaggio, ripeto, di 27 secondi su Gesink e di 1,02 su Basso. Gli abbuoni non sono praticamente in palio per questi uomini, perché tra questi uomini e Cunego ci sono diversi uomini, ce ne sono altri 8 che prenderanno ovviamente i secondi in palio, anche se adesso diventano 7 perché viene raggiunto Perez.
sì, che però, si volta a cercare Sanchez. Sì, ma io credo che qualcuno lo prendono ancora, però io, due o tre arrivano di quelli davanti, per cui la buona oggi non c'è. Comunque vedi che Cadeleva sta reagito bene, per fortuna, alla botta di ieri, e fa piacere, ecco. Beh, Valverde non però. Non è lontano, se non va più che forte è capace di rientrare, perché lui è veloce, magari quando mancano 300-500 metri allo scollinamento fa la sparata, è capace di entrare, però lo vedo un po' appesantito adesso. Vediamo se ha la forza di... Che qua è dura la salita. No, è dura, quindi lo vedo veramente al limite Valverde. Però vedi, 3.35 e il Cunego ha perso pochissimo, è quello che dicevo. Adesso si sposta Gesink, passa Moschera. E anche Gesink, questo va, Evans basso, Perez con Sanchez subito dietro. E anche Sanchez rientra, anche lui a cronometro è bravo, è una bella vuelta, incerta ancora. Assolutamente, Valverde sta stringendo i denti, è riuscito a limitare i danni per ora. 2 chilometri all'arrivo per Cunego. Cunego che dovrebbe essere in un tratto al più pedalabile adesso. Moschera ha staccato tutti, pensa come va questo. Moschera ha guadagnato qualche metro su Gesink. Gesink, Evans, basso, ha perso qualcosa basso adesso. Basso è a ruota Sanchez, è un po' staccatino e speriamo che tenga duro. Credo che basso sia a ruota non di Sanchez, sì no, di Sanchez. Però adesso si sta... E Valverde ha perso qualcosa in più. Valverde... ha raggiunto da Cobo. Vediamo se gli daranno una mano, ma sai, sulla salita dura così non è che conta molto. Può contare nel tratto finale, può contare, però sulla salita questo dura. Questo è il tratto in cui spiana un po' la salita adesso, leggermente. Tra poco tornerà a farsi impegnativa al 10-12%. Sanchez, è uno di quelli in fuga, Perez. Sembrava troppo fermo. Vedete, tornata subito impegnativa la salita. Moschera ha guadagnato qualcosa, davvero notevole la vuelta di questo corridore che è sesto in classifica generale a 2 minuti e 6 secondi da Valverde. E anche ieri aveva fatto una bella azione, no? È bravo, e qua la vuelta va veramente forte. Salita molto impegnativa. Valverde ha lasciato Cobo, forse sì, sta ma facendo ma non è brillante, non è brillante, è in difficoltà anche lui, mi sa che perde ancora del tempo andare all'arrivo. E davanti purtroppo c'è Ivan Basso. Basso che si è piantato un po'. Eh sì. Comunque da applausi Ivan, perché ci ha provato come doveva fare. Come doveva fare, appunto, dopo dipende dalla condizione, se ti battono i più forti niente da dire. Attenzione, Moschera raggiunge Kness, Palomares e Tanking. Là davanti è rimasto ancora, vediamo, no, è Kevin De Vert della Quickstep, che sarà il terzo, dovrebbe essere il terzo dopo Fuglsang. E sta rientrando su Basso, guarda, Basso si è piantato un po', forse anche Cadelevans è insieme a Basso. Sì, Basso e Cadelevans raggiunti da Valverde. Allora Gesink rischia di andare a prendere la maglia, non è mica possibile. No, non vanno bene queste spinte. Infatti lo portano sotto, vedi. Non mi avviderei che scatta e ristacca anche. Questo è l'ultimo chilometro, adesso a discesino e va all'arrivo. E allora Damiano Cunego sta per completare trionfalmente questa 14ª tappa del Giro di Spagna, Granada, Sierra della Pandera. Dopo aver vinto all'Alto de Aitana sta per ripetersi Damiano, mentre De Vert è ormai nel mirino di Ezequiel Moschera. C'è ancora Cunego in testa con Fuglsang a 1 minuto e 40 secondi dall'ultimo rilevamento che ci viene fornito. Potrebbe esserci anche Florenzio più avanti. Sai, qualcosa magari ci può essere sfuggito, è possibile, certo. Vediamo un po' questo, il traguardo della montagna, vediamo che distacco ha. Vedi che ha staccato Basso, e Basso si è piantato un po' però. Sì, perché qualche spinta c'è stata, sì, qualche però spinta la c'è sensazione stata. Che Basso avesse davvero... E vedi, questo tutto. Fa la volata e dopo tiene, perché... Sta rientrando, vediamo, allora supera Kness. E adesso gli è tornato anche il morale a Valverde, mentre davanti Tanking dà una mano a Gesink. Questo è favorevole, però l'altro sta avviando abbastanza velocemente adesso. Vedi che ha recuperato.
E Basso è rimasto lì comunque. Beh, Basso è rientrato. Ha reagito e si è riportato alla ruota di Aleandro Valverde. Ha fatto una bella tappa comunque, dai, ha provato, ha fatto tutto quello che doveva. Sai, alla fine se non riesci a staccarli non è... Ma io volevo che lui ci provasse, perché era lì, mancavano pochi chilometri, è chiaro che poi contano, come dici tu, le Sanchez gambe. Sanchez è entrato su Mosquera. È stato bravissimo Ivan. Sanchez ha recuperato su Mosquera con grande intelligenza tattica per la seconda volta. Anche ieri si era gestito bene, era arrivato a pochi secondi di distacca, e anche oggi Sanchez si è gestito meglio di tutti, adesso ha recuperato su Ezequiel Mosquera. Sanchez poi è uno che può inventare qualcosa ancora, è un atleta pericoloso. Vediamo se Gesing riesce a prendere la maglia o meno. Vediamo, perché adesso si è fatto aiutare da Tankin, che è ripartito deciso. Basso, no, e Valverde non sono lontani. No, sono vicini, dai, non perde la maglia. Cunego all'arrivo, bellissimo. E allora, Damiano Cunego alza le braccia, eccoci sul vincitore di tappa. Dunque, trionfo di Cunego anche a Sierra della Pandera dopo l'Alto de Aitana, un'altra perla nella Vuelta di Cunego. Secondo successo italiano in questa Vuelta, sempre grazie al veronese della Lampre NGC. Bravo Damiano. Due grandi tappe poi ha vinto, non è che ha vinto due tappine. L'altra volta ha staccato tutti i più bravi e oggi... Era in fuga, però non ha perso molto, è andato fortissimo lei. E aveva speso tanto all'inizio della tappa. Certo, certo. Tappa tiratissima. Qui Valverde sta facendo la sparata ancora per riportarsi su Gesink, non vuole perdere la maglia oro, ha ritrovato un po' di brillantezza. Vedi, gli basta respirare, essendo uno scattista, quello che dicevamo prima, gli basta respirare 100 metri nei tratti in cui ritrovare la forza. Lo riprende e poi vedrai che lo batte anche in volata. E recuperare in fretta, attenzione perché sta recuperando su Gesink. Aleandro Valverde potrebbe andare a staccarlo adesso non so, a vedere se quanti sono davanti ancora, perché se c'è uno solo, ma c'è ancora un chilometro, hai voglia. Eh sì, 1000 metri al termine, praticamente tra poco la strada avrà un 300 metri di discesa. Ecco che Valverde parte proprio poco prima della discesa. Sì, infatti è quello che avevo previsto, e normalmente lui fa così, cioè non è che ho inventato niente, lo fa spesso, per cui allora qui Mosquera ha raggiunto il suo compagno Gonzalo Rabunal, si è fatto dare una mano per qualche metro. Rabunal stava davvero finendo le ultime energie. Sanchez ha recuperato su Mosquera, si era staccato leggermente. Che salita comunque. Una bella salita, bella tappa, tirata. Insomma, le corse devono essere così. Dopo vinca il migliore, e se Valverde vince la Vuelta se l'è meritata, perché non ha rubato niente a nessuno. Adesso sta andando lui, infatti vedi che mette in difficoltà Gesing. Allora Valverde con Robert Gesink alla sua ruota, ormai siamo agli ultimi 600 metri, vediamo Fuglsang che va a prendersi il secondo posto, attenzione che ci sono 8 secondi di abbuono in palio per il terzo posto, che dovrebbe essere appannaggio o di Mosquera o di Samu Sanchez, sempre che non ci sia qualcun altro nel mezzo. Io ho l'impressione che sia Florenzio, va che lo stacca qua in discesa adesso. Ha accelerato ancora Valverde, ha perso qualcosa Gesink, che adesso accelera per riportarsi a ruota del corridore murciano. Raggiunto il corridore della Xacobeo Galicia, Gonzalo Rabunal, mentre davanti Mosquera e Sanchez sprintano per il terzo posto, e Samuel Sanchez che dovrebbe avere la meglio sulla carta. È bagnato, devono stare attenti anche in salita, perché scivoli anche a scattare in salita. La volata di Sanchez stringe i denti Mosquera, Sanchez accelera ancora e a 3 minuti e qualche secondo taglia il traguardo in terza posizione. 3.08 per Sanchez, 3.10 praticamente per Mosquera, e Valverde è quinto addirittura a 3.22, quindi perde solo 14 secondi. E Mosquera a 3.25. No, Gesing è a 3. Gesing a 3.25. Quindi guadagna ancora qualcosa su Gesink. Arriva Cadel Evans a 3.39. Vediamo Basso se è riuscito a reagire. Arriva ora a 3.48. Perde
una trentina di secondi, perde 40 secondi sì. Da, soprattutto da Sanchez, e gli passa davanti. Sanchez passa terzo e Basso quarto. Sì, Sanchez supera Ivan Basso, che ora è in quarta posizione. Ha provato, evidentemente sono i suoi limiti attuali, e oltre a questi non è capace di andare, però ce l'ha messa tutta, ha provato, ha fatto quello che doveva. E rivediamo la vittoria di Damiano Cunego, 43esimo successo della carriera, quinto successo stagionale per il corridore veronese. Guardate già il sorriso che sta per arrivare, si volta come si fa sempre e alza le braccia. L'ennesima grande vittoria davvero di Damiano. Poi vedi, Moncoutier ieri ha vinto la tappa, no? Però aveva 10 minuti e è arrivato con 50 secondi. Questo l'ha attaccata con 4 e qualcosa e è arrivato con 3 minuti ancora sui buoni, e per cui ha fatto la corsa anche oggi come ieri, per cui vuol dire che è di un'altra categoria, no? Assolutamente, Damiano è... Del resto quello che ha vinto lui, Moncoutier se lo sogna. Non c'è dubbio. Vediamo allora l'ordine d'arrivo. Fuglsang a 2.23, Sanchez a 3.08, Mosquera 3.10, Valverde a 3.22, Gesink 3.26, perde 4 secondi, va a 31 in classifica. Poi Evans a 3.40, Gonzalo Rabunal che era in fuga, e Basso 3.48 con Juan José Cobo. Generosità di Ivan comunque da apprezzare. Vediamo anche la classifica generale. Gesink a 31 secondi, Sanchez a 1.10, Basso, abbiamo detto, è scivolato in quarta posizione a 1.28 e lo ha avvicinato di molto anche Mosquera, che ora è a soli 6 secondi dal Varesino in quinta posizione. Poi Evans a 1.41, Rodriguez è settimo, Tiralongo ottavo a 6.24, quindi conserva l'ottava posizione anche se perde qualcosa. Con un buon vantaggio sul nono. Cobo a 10.45, De Verta a 18.12. Cercavo la fuga per cercare di ganare la tappa e oggi è andato tutto ok per me, e sull'ultima salita grande fatica per staccare il compagno di fuga, tentato il tutto per tutto. Ieri ho fatto, come si dice, gruppetto, ieri resto tanti minuti per oggi provare a ganare, e devo dire è andato tutto bene. Quedan 7 etapas, come ves la vuelta? Ma io penso che Valverde gana tranquillamente questa vuelta, e lui controlla, lui e la sua equipe controlla sempre bene la corsa, e credo che lui meriterà di vincere questa vuelta. Muchas gracias, Damiano, enhorabuena por la etapa. Va bene, l'abbiamo sentito in un italo spagnolo. Sí, porque bueno, después del día de ayer es lo que muchas veces se dice en el ciclismo, hay que saber sufrir para estar en el podio. Esto es una vuelta, son 3 semanas, 21 etapas y todo. El día que pierdes la carrera es cuando te entregas, ¿no? Nunca entregarse mentalmente. Yo creo que eso le ha permitido a Samuel es meterse en esas opciones de podio, y sobre todo, bueno, Ezequiel Mosquera que ha dado otro paso importante, así que habrá que ver luego si finalmente lo consigue rematar. Y es un hombre que tiene opciones, Samuel Sánchez, de recuperar tiempo todavía a Gesin en esa contrarreloj de Toledo, pero bueno, hay etapas por delante como la que en mi tierra, en La Granja, y luego ya llegará esa contrarreloj. O sea, para Samuel Sánchez la circunstancia está buena. Digo, para meterse en el podio, para ganar a lo mejor a Valverde hoy ha dado un golpe de autoridad, ¿no? De autoridad, diciendo que es un momento de crisis, ¿no? Y ha tenido tiempo, esa paciencia, que es muy difícil, y ha vuelto a meterse en carrera, y además de una manera que nos ha hecho a todos disfrutar, porque parecía que él les estaba dando coba antes. Y luego ha ido ganando las posiciones acá de Lemas, a Basso, luego ya cerquita de Samuel Sánchez. O sea, yo creo que ese golpe de autoridad que estamos diciendo que ha dado hoy Alejandro Valverde es ya de los otros rivales, es decir, a este año difícil, no podemos, ¿no? Con difícil. Este no podemos. Sí, porque además hemos visto a Gesink, ¿eh? Como lo intentaba para
yo creo que ha llegado a soñar, ¿eh?, que por qué no podía colocarse como líder de la carrera. Comentábamos antes respecto a Samuel que yo la verdad es que decía con no sé si con mucha confianza, pero con el recuerdo de lo que ha pasado en el último Tour de Francia y en la última Vuelta de Ciclista España que él corrió, que es un corredor que acaba muy bien las carreras, ¿no? Y bueno, ahora tiene una semana que evidentemente no es...